Ciao a tutti amici di Player Inside 2 e benvenuti alla nuova puntata di The Sims 4. Oggi puntata esplosiva perché per la prima volta prenderemo in considerazione i commenti vostri e agiremo in base a quelli. Esatto, guardiamo subito il nostro carissimo fallito della situazione. Ma non è Esatto. tanto questo di cui È parleremo, ma pure ingrassato lo è stronzo. vero, è ingrassato, ma muscoloso. Sì, Ha fatto ingrassato palestra. muscoloso. Ah, vero, guarda com'è muscoloso. Caspita, caspita. La faccia, Esatto, e là c'è quel attenzione. bambino stronzo. Tan, tan. Bene ragazzi, oggi seguiremo appunto i vostri commenti, i vostri consigli. La storia si svilupperà sulla base dei vostri consigli. Ci avete chiesto di ammazzare i signori Coppola e impossessarci della loro casa. Proveremo certamente ad ammazzarli, ma non sapremo se riusciremo ad impossessarci della loro casa, perché sapete com'è, no? L'eredità, ste cose, poi Sì, magari va esatto, sempre. sono problemi. Uccidiamo i fottuti Coppola. Molto bene, sono arrivate docce, va bene, non importa se facciamo entrare, che tanto sono due minnone, ragazzi, guardate che minnone che sono. Sì, ma non ha importanza questo. Accomodatevi, accomodatevi, accomodatevi pure, anzi, allora, prego, allora, Camilla, dunque, Camilla, su Camilla, ma che No. cazzo sei seduta là? Questa è da qua, allora dobbiamo Chiama subito da te, vieni qua, forza. cominciare l'opera di uccisione Delle due coppole, delle tettone. delle tettone coppole. Noi siamo usciti fuori di casa. Sì. Siamo consapevoli dell'omicidio che faremo. Tra l'altro, loro, queste due minnone, E panzone. capisco che, ma vaffanculo le carriere, capisco che è un peccato, per carità, però devono morire. Adesso facciamo la cosa più vecchia del mondo, ovvero, ma Le perché mi dà chiudiamo in suggerimenti casa. sul denaro? Ovvero, le chiudiamo in casa. Dobbiamo costruire un muro che le seppellisca in questo fottuto computer, anche se potrebbero chiamare aiuto col computer, quindi glielo leviamo. Non penso che mettilo sul tavolo. Ah, Là vabbè, si è alzata quella. c'è proprio neanche lo spazio vitale, però in bagno ci possono andare. No, No, non penso. si Non... possono andare in bagno, al limite. Bene, chiudiamo, togliamo la porta del bagno, facciamo mostra muri. Così non possono aiutarsi a vicenda, Però uno può andare attenzione. in bagno, l'altro no. Ah no, Però proprio le una può andare chiuse. in bagno. No, 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 forse non c'è manco la porta più. Hai murato Non pure c'è la più la porta. porta, ragazzi. Ho burato pure la porta. Però non c'è rischio che muoiano anche i nostri. Ci possiamo andare noi, così noi continuiamo a vivere. Sì, però perché in mezzo in camera da letto? E beh, sai com'è, no? Per il profumo di bagno. Hai sempre voluto il bagno in camera, Tra ragazzi. l'altro io sono incinta, cioè ricordiamo questo. Madonna, quanto siamo diabolici. Hai sempre voluto il bagno in camera e Sì, ma così non posso andare in te lo sto bagno. facendo. Come non posso? No, Così perché proprio. davanti al gabinetto? La doccia nella Ah, la... Mettila fuori! il gabinetto va benissimo qua. Uno entra, c'è il cesso, poggiamo pure i vestiti sopra il cesso e adesso, Certo. ragazzi, facciamo morire queste due tettonazze. Sperando che funzioni. Molto bene, Vediamo, fin qui va tutto vediamo, vediamo. bene, noi ce ne stiamo fregando, io sono lì bella tranquilla, tu stai mangiando, nessuno si chiede che fine abbiano fatto le Dove sono andate? coppole. Ma cos'è successo? Ma questo muro c'è sempre stato? E il cesso in camera soprattutto. Vabbè, dormiamoci su, nella stanza del bambinazzo. Che ce ne fotte? Ah, sta chiamando aiuto? No, non chiamare nessuno. A Midna se ne batte, pensavo che si fosse destata. Ora devo proprio andare, vediamo che fa. Sì, ciao, sì, ci vediamo dopo, vediamo cosa succede. Io penso che scompaiono, perché non sono sotto il nostro controllo, sono dei visitatori. Chissà cosa può Non riescono ad succedere. uscire, Beh, non si pongono neanche e si tanto il stanno problema. facendo le domande, ma magari, vedi, ecco, magari un aeroplano che si schianta in questa casa, io alzo la mano e dico, sai, per oggi bimbo ha finito la scuola, ma chi se ne Noi facciamo la frega? vita di tutti i giorni, ce ne stiamo fregando. Io sto mangiando Quello tutto. è uno stronzo, Raiden è uno stronzo, Sta quella te. puzzando alla grande bimbo. Mamma sì, coricati, il bambino ha da puzzare. Cioè, i nostri muoiono per qualsiasi bisogno, queste non hanno nessun bisogno. Ecco, sono quasi estreme, hanno capito che forse le loro tettone non le salveranno. Stanno cominciando a cedere, la Dai. vescica cede. Attenzione, stanno cominciando a puzzare, A guardate. sporcarsi alla grande, Attenzione, si stanno hanno pisciazzando sciucchettato addosso. a terra. Molto bene. Hanno i calzini sporchi, tutte sporche sono. Sì, gli si sta rompendo il cuore. Dai, ci siamo Ragazzi, questa è quasi, proprio ragazzi. un'agonia, Il piano sta andando molto bene. Nessuno chiederà mai di loro. perché? Nessuno saprà mai che sono state qui.
Ma pure tu stai puzzando alla grande, però tu puoi lavarti, ecco. Sì, ecco, sì, abbiamo spostato la doccia in soggiorno apposta. Al bambino hanno coperto il pisellino più del dovuto, oppure è un super dotato e noi non lo sappiamo. Avevo questo. Camilla Coppola preferisce chiamare così, fare chiacchiere su WhatsApp. Sai, WhatsApp. com'è andata? Bene, oggi ho visto un muro diagonale, piuttosto che chiamare la polizia. Questo è molto realistico. Ma se tu per un giorno non ti fai la doccia, ti riempi di chiazze pure sui È successo, è successo, ma non sto qui a raccontarlo agli amici di Playa Inside 2. Chi è entrato? La Attenzione! signora Ah, delle la signora della polizia. pulizie. Lei non ha visto niente, signora della polizia. Non le pulisca quelle Se no due. la chiudiamo anche là dentro, la muriamo tipo Toto Baby. La cosa bella è che guarda noi come ce ne stiamo altamente fregando, nel frattempo il frigorifero si è rotto, noi non ce ne Molto bene. Allora, io direi che questo frigorifero rotto lo potremmo mettere qua per far prendere il fuoco, no? Lo facciamo riparare. Gli diamo qualcosa da... No, e poi mangiano. Infatti, poi mangia. Visto che si ostinano a non morire, potremmo causare un incendio nella casa e poi farle morire di conseguenza. Quindi dove stiamo? Cioè noi per far morire queste due stiamo distruggendo. Cioè guarda, abbiamo la doccia rotta, il gabinetto rotto, non abbiamo, il tavolo è pieno di libri, il cibo è tutto a terra. Non ce la facciamo più, siamo una famiglia distrutta e quelle due non muoiono. Io sono una merda, guardalo, sono una cagata. Ma io l'ho chiusa. Bene, una è scappata, ne faremo morire una almeno, speriamo. Attenzione. La liberiamo perché abbiamo capito, beh, si è pisciata appena adesso addosso, ma abbiamo capito che non muore. E noi Ragazzi, guardate come ci siamo ridotti nel tentativo, guardate, di uccidere queste due strosse. Non sappiamo se guarda io come sto dormendo, tutto cagato e pisciato, sì, madonna. ma poi tra l'altro c'è da dire che voglio dire, ci siamo salutate con tranquillità. Oh, Ciao, sono stato ciao! 7 giorni, 7 volte. Murata! Sono Bene ragazzi, noi non sappiamo se effettivamente muoiono gli ospiti in casa, fatecelo sapere voi, noi non ci sembra il caso di andare avanti perché è tipo un'ora che siamo messi qua ad Infatti. aspettare che muoia questo. Voi poi vedete 5 minuti però in realtà. Ah, lei sta mangiando tranquillamente, senti ero lì, mi ero incastrata nel muro, ma adesso mangio, anzi tanti auguri, ti puzzano le Volendo si può scarpe. fare Si può amicizia, fare. Bene ragazzi, fateci sapere se possono morire gli ospiti, intanto noi non ci siamo riusciti, ci riusciremo al prossimo video. Ringraziamo comunque chi ci ha lasciato il commento di farlo morire, grazie dell'idea, abbiamo perso un'ora della nostra vita, speriamo comunque vi siate divertiti. Ciao! alla prossima.